solo di occhi per farvi vedere all'opera questa palettina di Make Up For Ever. È in edizione limitata e la si può trovare da Sephora. Prima di tutto però vi faccio vedere cosa ho già utilizzato e poi parliamo un po' della palettina. Allora, ho già messo il contorno occhi, questo qui all'avocado di Kiehl's, più una crema viso per pelli sensibili, sempre della Kiehl's. Poi ho messo il fondotinta, questo qui di Bottega Verde, il My Color, nella colorazione Cashmere, e come correttore questo qui dell'Urban Decay, la Naked Skin, nella colorazione Light Neutral. Ho fissato il correttore con la cipria della questa qui della Guerlain. Come blush ho messo questo qui, il Dandelion di Benefit, che questa qui è la taglia piccola, e dentro ha anche il suo pennellino, e questa è la colorazione. Poi le sopracciglia le ho fatte con il Cabrau, sempre di Benefit, nella colorazione 2, e un po' di contouring l'ho fatto con questa palettina di Kat Von D, che per me è una meraviglia. Questa palettina la uso spesso, ha delle colorazioni super adatte alla mia carnagione. Beh, la prima sicuramente, la seconda anche, la terza è un po' più scura, però diciamo che il periodo estivo qualcosa riesco a mettere anche questa. Ed è completa di suoi illuminanti, che sono opachi, non hanno dentro brillantini, però lo stesso danno un effetto luce. Allora, riprendiamo a parlare della palettina prima di lasciarvi al tutorial. Allora, questa palettina l'ho presa da Too Faced. Questa palettina l'ho presa da Sephora ed è fatta tipo a scatola di latta. Qui sopra c'è un disegno fatto così, così, di una bocca, ed è un po' pucciando con l'unghia, ha un po' di morbido, come ha un po' di morbido anche dove sono messe le cialde, che si può con l'unghia un fia schiacciare. Una cosa che non mi piace è l'odore, vi assicuro che sa di plastica nel vero senso della parola. Le colorazioni sono belle, ha tre colori metallizzati che sono questi tre, gli altri sono opachi. Allora, i colori opachi sono super scriventi, vi prendo il pennello, io con questo, pennello riesco a prendere i colori opachi tranquillamente e a sfumarli. Mentre ho dei problemi con i colori, quelli metallizzati, brillantinosi. Con questo pennello, vi assicuro, non scrivono. Oppure ci vuole molto pucciare e fare per riuscire a scrivere qualcosa. Per essere più veloci, ho il pennellino, questo qui a lingua di gatto, ma anche questo è sni, diciamo. La cosa migliore sono le dita. Con le dita riesco a fare tranquillamente la colorazione, perché come vedrete durante il tutorial che c'è dopo, che è solo di occhi, visto che il resto ho già messo tutto, la prima parte dell'occhio, che ho messo questo beige chiaro con il pennello, c'è un po' da lavorarci su, mentre al centro, perché ho messo questo beige come inizio d'occhio, poi ho messo questo viola opaco alla fine, e al centro, per dare sia un punto luce che per dare una sfumatura tra i due colori, ho utilizzato questo metallizzato viola e l'ho messo con il dito. Vi assicuro che col dito scrivono tranquillamente, però con i pennelli danno un po' di problemi. Okay, e sulle labbra ho messo una tinta di Sephora, la numero 38, che è questa qui. Un buon primer, io in questo caso ho utilizzato questo qui della Too Faced.
Allora, questo qui è il make-up. Se volete vedere solo la parte occhi, di seguito ci sono qui 2-3 minuti in più di video per vedere la parte occhi. Ciao e alla prossima! Inizio col mettere questo colore chiaro su tutto l'occhio. Con questo pennello per avere una migliore sfumatura lo porto fino a metà dell'occhio. Il dito prendo questo viola, questo era opaco, adesso prendo questo qui che è metallizzato brillantinoso e lo metto al centro per dare più sfumatura tra i due colori e per dare un po' di luce. Come matita, prendo questa qui della Kiko, che è la numero 3 di questa collezione Matizia, e utilizzo il colore rosso. Come mascara il Better Than Sex di Too Faced. Questo qui è il make-up terminato. Ciao e alla prossima!